Stag meza wa yo mudu se. E se prima ero solo io, ora sto con l'amico mio. E se arrivi qui anche tu, stringiamoci di più. Tutti pronti, partenza via, incomincia questa euforia. Prova a farti sentire, ridi sempre di più, ridi sempre di più. Non fermarti, lasciati andare. Sta con me Zawaio, il ritmo tu. Se ti piacerà questa danza attorno al fuoco, se la balli insieme a me, manchi solo tu, per riuscirci basta poco, ora muoviti di più, stack mezza guaio, il ritmo tu. E se prima eravamo noi, ora siamo sempre di più, prova a farti sentire, stai ridendo anche tu, stai ridendo anche tu. Non fermarti, lasciati andare. Se ti piacerà questa danza attorno al fuoco, ti libererà se la balli insieme a me. Manchi solo tu, per riuscirci basta poco, ora muoviti di più. Away Peppino, che pausa di riflessione durante lo straordinario, eh? E quando ci sono dei cambiamenti, è così, quando ci sono dei cambiamenti. E che cambiamenti? Come, non lo sai? No. Io da due giorni ho capovolto radicalmente la mia vita. Prima com'ero? Ne so come eri prima. Come? Ero triste e depresso. Adesso ho radicalmente cambiato. Mo sono depresso e triste. Tutto un altro pianeta. Mo mi sento bene. Mo finalmente sono me stesso. E non cerco di farmi cambiare idea. Va bene? Che ormai ho deciso. Che ho rimane così. Io non ce la faccio più. Going for it, going for it, dude, enough to go and see a girl. Oh, it's fun to hunt and shoot a gun, or to catch a rabbit on the run. But you'll find it's twice a sport, going for it. Attenzione agli scogli, dottore, attenzione agli scogli. Gli scogli erano proprio che io prima ero triste e depresso, vero? E adesso invece, grazie a Dio, ho superato, mo sono depresso e triste. Sì, partiamo da qua, dal scalato, andiamo sopra sopra. Bravo. Così facciamo, sia il primo piano che il secondo, e poi per oggi. A seguire, però, sì, vabbè, per oggi va bene. Le ringhie, dobbiamo. Le riscritture, mi raccomando. Mi scusi, sì, il signore vuole parlare con lei. Salve, parlo con lei? Sì, ce l'ho detto che ero già depresso e triste. Va bene, chi è quello? Va bene, lo teniamo così, ogni 10 dobbiamo avere uno di quelli. Ho capito. Ha capito? Sono l'ingegnere Lotufo. Lotufo? Sì, è direttore dei lavori. Sì, e niente, io mi trovo... L'ispettore di lavoro, scusa. No, che ispettore? È venuto a controllare i cantieri, guardi no. Che qua abbiamo tutto in ordine, abbiamo gli elmetti, tutto... No, se mi lascia parlare, non... io di solito ho fatto altri cantieri, sta scritto personale al completo. E lei è venuta a controllare il nostro? Non, siccome non sta scritto nuovo, io volevo lavorare qui. Volevo chiedere se potevo lavorare io qui con voi. Cioè, lei è venuta a chiedere lavoro a... No, voglio dare... Cioè, voglio lavorare... Mi potete assumere o no? Questo voglio che sto chiedendo. Mi perdoni, scusi, io a lei la conosco, l'ho visto, mi aiuti, l'ho visto da qualche parte. È la prima volta che sono venuto... Ah, ho capito. Non mi dimenticavo, cioè, molti mi hanno visto. Io ho fatto, forse a porta mi ha visto. A porta a porta, ecco dove l'ho vista, Da Bruno. E niente, mi ha visto, io facevo il ministro. Il ministro, il ministro
lavori pubblici. Ho fatto parecchie puntate per diverse problematiche. Che onore e che piacere, signor ministro, mi permetta, le devo stringere la mano, che bello avere il nostro ministro nel... Facevo il ministro, io ormai sono, cioè non faccio, sono disoccupato e sto chiedendo se posso lavorare qui da voi. E lei deve lavorare qui nel nostro cantiere? Sì. Ma mi scusi, signor ministro, lei che è un ex ministro, che cosa può fare in questo cantiere? Come, che cosa posso fare? Cioè io quando ero ministro ho fatto un sacco di volte la posta della prima pietra. Ero bravissimo, veramente. E qui? E quindi posso lavorare pure da voi. Cioè, ormai lo so il fatto mio, non è che... Per mettere, poi, diciamo... mettevi il tuffo, la calce, faceva così e lo porto io se... E quindi lei è bravo, è pratico, diciamo, a mettere la prima pietra. La prima, la seconda, non... Ah, anche la seconda. Ciao. Come è andata? Buona. Basta? Un po' di stanchezza. È vero, hai sì. ragione. Questo orario unico che stiamo facendo, non è che... lo so, che vuoi, che vuoi. Hai fame? Beh, ho preparato. Wow. Un po' di focaccia. Ma tu sei una propria cosa... E lo so che ti piace. Bella, eh? Senti. Beh, allora, tutto a posto la giornata di oggi? Amore, mi piace, la pancia, il bambino, amore, Madonna, amore, lo so, tu sei affettuoso, sei invadente nel tuo, nelle tue dimostrazioni di amore, però non ti fai nulla, non possiamo fare niente. Quindi è inutile che ti butti addosso. Ma sono 5 mesi che non facciamo niente. Però adesso sono 6 mesi, un altro mese di pazienza e poi ha detto il ginecologo che potremo riprendere la nostra vita. Però gli altri, io so che una cosa si arrangia in qualche maniera. Oggi che volevo far faville. Una gravidanza non è come un'altra. Io ti capisco, io ti voglio bene, lo so che tu vuoi dare sfogo alla tua mascolinità, ma non possiamo fare niente, mangiaccio, non possiamo fare, che vuoi da me? Vabbè. Vuoi andare da una signorina che vende l'amore? Come? Una di quelle signorine a pagamento. Vuoi? Io mi rendo conto che tu hai certe esigenze, io sono una donna moderna e capisco certe cose. Devo andare da... a pagamento. E che devi fare? Io non posso fare l'amore, amore mio. Allora... Non è esigente. E certo, capisco e ti voglio soddisfare, voglio che tu sia contento. Allora, ascoltami, quanto costa? Non lo so, io non conosco i prezzi alti. Quanto? Bastano 20 euro? 25? Metti, questo 30 euro, avanti. Tieni, che cazzo è? Io vado, eh! Vai! Oh, Madonna santa! Mi raccomando, stai attento! Vado e vengo! E vai e via! Mi raccomando! Dai, che non possiamo fare niente, mi fai venire l'agitazione! Vai, amore, vai! Mi raccomando! Vai, bravo! Bestiale, una bestia! Ma buona! Lucia, ta boss! Ciao! Dove te ne vai a quest'ora? E dove vado? Vado a un servizio. Vado a un servizio. Dai, addio alla tua vicina preferita, dove vai? E devo dire, ma che sei cose, sono cose che veramente ti fanno rimanere un accordo che abbiamo preso con Teresa. Cioè? Sono 5 mesi che niente, io non ce la faccio più, allora lei... veduta molto aperta, ha detto, perché non vai da una di quelle a pagamento? Paghi, fai quello che devi fare, tanto non è che sono cose fatte, diciamo, con amore, sono cose alla fin fine che lasciano il tempo che trovano. Trovare una moglie che capisce queste cose non è da tutti, Sì. E sono fiero di questo. Senti, Ucino, ma finché prendi la macchina, finché trovi la tipa, finché trovi quella che ti piace, tutto questo casino... Beh? Perché non lo fai con me? Con te? Adesso. Veramente dice. Sì, mio marito non sa. Queste cose non è che già c'è l'imbarazzo. Dove vai, bel musino, dai. Ma che imbarazzo, vieni qua, vieni. Dai, mio marito non c'è. Veramente dice. Vabbè, la stessa cosa. No, mi... Effettivamente, diciamo,
Hai avuto ragione. Ma la pena andare chissà dove. Mi risulta quelle. Quando vuoi, io sto qua. Oh, però sto più tranquillo, ci volevo dopo tanti. Vabbè, io vado. A presto. Aspettante Teresa. Ciao. Salutami. Così. Me? Com'è andata? Soddisfatti o rimborsati? Beh, vabbè, sono contenta. Sono contenta. Allora è andato tutto bene? Sì. Sei andato qua dalle signorine che stanno qua vicino al lungomare o... No, no. A dire il vero uscivo, no? Sì. E ho incontrato Lucia. Che è la vicina? Ma c'è Lucia? Ah, bello? Ci ha detto, dove stai andando? Cioè, giustamente, ha visto uscire a questo. Te ne vai da solo. Chiaro. E ho spiegato il fatto che, dell'accordo, giustamente, che abbiamo trovato noi. Potevi evitare di ricordo. Ha detto, vale la pena che vai chissà dove. Cioè, metti in macchina, vai, là trovi, non la trovo, sto io. Ha detto, Lucia, sto da solo, che il marito sai che parte spesso. Sì. E niente, allora sono andata a Lucia. Un vale l'altro, non è che quindi? Per noi... Sei stato con Lucia? Con Lucia, con Lucia. E sei fatta pagare? Ma vuole 35, ha detto, ma 30 è il budget che abbiamo fatto. Basta! Perché? E pensare che io dal marito non mi prendo niente. Non ho capito. No, io da marito non mi prendo niente, perché essendo io una persona che non accetta niente dagli estranei... Estranei? Non mi prendo... Marito no, Lucia! No, stai vedendo un ologramma, io sto a Gerusalemme. Come sei spiritoso. Senti, caro, stavo leggendo un interessantissimo articolo sulle coppie moderne. E si parlava di corna. Ma tu, dimmi, mi hai mai tradito? Beh, una domanda lo fa. Ho capito la domanda. Sicuramente sarà sì, lo so, posso immaginare. Voi uomini siete tutti senza scrupoli. Dimmi, me, non fammi stare sulle spine tutto questo tempo. Dimmi, mi hai mai tradito? Senti, Beh. Tu la vedi quella teiera che sta sull'orologio? Quella là marrone? Me. Me, dammo che sta là. Oh, tutte le volte che io ti ho tradito... Lì dentro ci ho messo un fagiolo. Madonna, sì. Lo sapevo io. Ho quasi paura ad aprirlo. Sì, sette volte. Sette volte, però considera che sono stato 6 mesi a New York, un anno imbarcato, 3 mesi a Milano, un trimestre in Svezia. Sette volte, va bene la Svezia, va bene New York, 2 anni imbarcato. Ma vabbè, poi... Tu sei... Posso anche capire, però io veramente ti amavo tanto e da te non me l'aspettavo. Sei come tutti gli altri, traduttore! Vabbè, dai, tesoro, dai, calmati, dai, che poi, voglio dire, pure a te può essere capitato che mi hai tradito durante quelle assenze mie da casa. E a me? E io? Me, dai, dai. Me, pensierino, l'occasione, me, confessi. Vabbè, che c'entra? Mi ero ripromessa che se mai ti avessi tradito, avrei messo
in quella teiera, in quel boccaccio là sopra la piattaia, lo vedi? Ma? Se mai ti avessi tradito, mi ero promessa di mettere un chicco di riso ogni volta in quel boccaccio. Di te? Quello. Quello marrone sulla piattaia. Ne. Non voglio vedere. 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 Uno solo. Un chicco solo di riso. Ma lo credevo chissà che cosa, amore. Uno chicco di riso. Sì. Però tieni presente che ho fatto due volte il risotto. Il risotto proprio che è. Il risotto che assai. Oh, così. Due volte il risotto che assai. Due porzioni di sughi, perché è vero. Il risotto assai. No, amore. Il risotto. Usciremo? E dove andremo? E ci baceremo? Rideremo. Ti piacerò? Mi piacerai? E poi? Usciremo ancora. Vabbè, e dove andremo? E ci baceremo? E rideremo? Mi piacerai? E ti piacerò? E poi? E usciremo ancora. E dove andremo? E rideremo e ci baceremo e mi piacerai e ti piacerò e poi usciremo ancora. Dove andremo e ci baceremo e rideremo e mi piacerai e ti piacerò e poi usciremo ancora. Dove andremo e ci baceremo e rideremo e mi piacerai e ti piacerò e poi usciremo ancora. E dove andremo? Ci baceremo, rideremo, mi piacerai, ti piacerò. E poi usciremo ancora. E dove andremo? Ci baceremo, rideremo, mi piacerai, ti piacerò. E poi usciremo ancora. Beh, hello? Tutto a posto? Oh, Pepe! Di Nanuccio! L'ha vista quello? L'ho visto, c'è peccato. Chissà come farà a bere. Beh, vedi che sparisce. Sì? Uè, Brando, sono Umberto, tutto a posto. Non c'è male, diciamo che va bene. Adesso mi sto riprendendo. Ah, scusa, ti chiamo più tardi. Ehi, poi mandami la cassetta, eh? Ciao, ciao. Così è mia moglie e ci vediamo poi il filmino. Ecco lei. Grazie, buonasera. Buona serata. Buonasera. Tonella, ciao. Ciao, bellissima. Sei venuta finalmente. Vabbè, avevo detto
detto che prima o poi sarei venuta a trovarti. Stasera ho trovato il tempo di venire a teatro. Lo spettacolo è bello, eh? Bello? Ho visto un sacco di gente fuori. Ieri, pienone? Sì. Ma manca prenotarlo, se no. Ma meno male che sono stasera, allora. Senti, quanto costa il biglietto? Come sembra, la poltrona 18 e la galleria 12. Sì. Che scegli? No, volevo dire, siccome noi siamo amici, beh, e tu lavori qui a teatro, mi regali un paio di biglietti? Sì. Senti, siccome noi siamo amici, sì, e tu lavori in banca, sì, sì, mi regali un paio di assegni? Beh. Vabbè. C'è da picchiare. Galeri. Quanto è? 12. Grazie a te. Buondanno. Buonasci. Ciao. Buonasera. Buonasera. Volete due poltrone? No, ce le abbiamo già le poltrone a casa. Avete un divano letto? Devo vedere il magazzino. È arrivato il camion. L'hanno scaricato. Vado e vengo. Grazie. Il divano letto. Le poltrone che c'hanno queste non mi piacciono. Buongiorno. Ho messo le corna, sto malissimo. Ho capito, Anna, ma la stai prendendo troppo a male questa cosa. Ma che stai dicendo? Ma sei scema? Anna, un paio di corna solo, che cos'è? Ma io non ho capito, perché fai la superficiale? Scusa, Anna, è la prima volta? Sì, è la prima volta, che c'entra? E allora, non ti lamentare, che poi le corna sono. Ma queste, ma che stai dicendo? Le corna sono come le scarpe. Le scarpe? Sì, tutti nella vita ne hanno avuto almeno un paio. Ehi, Cedi, che tengo uno scarfo al kin de cor. Per tutte le stagioni, come le scarpe. Invernali, estive, per la neve, corte, lunghe, colorate. Mi sono stancata, accetto, non ti lamentare. Chi è il caffè? Caffè a me. E altro? Per me. Ecco. A che pensi? A cosa stai pensando? Che penso? Sto pensando a Filippo. Perché? Moriva dalla voglia di avere una Ferrari. E com'è andata? È morto. Taxi! Anche per oggi è finita, ma domani ritornerà una nuova puntata che la giornata ti illuminerà di gioia, allegria infinita, il tuo cuore si riempirà, il mood migliora la vita che con noi riderà. E cantando ancora su e giù, siamo sempre in giro col mood. Non pensare adesso a tutti i guai, ora arrivi con noi. E cantando para pe pe pe, non me lo dire e fermati lì. Ce l'abbiamo fatta. Non è ancora finita, domani ritornerà una nuova puntata che ti riempie di felicità. La squadra della risata, barzellette in gran quantità. Il mood migliora la vita che con noi riderà. E cantando ancora su e giù, siamo sempre in giro col mood. Non pensare adesso a tutti i guai. Ce l'abbiamo fatta.